Nessuno è stato discriminato, così il primario di malattie infettive dell'ospedale Covid Molisano, Donato Santopuoli, che ai nostri microfoni spiega perché tante morti al Cardarelli e avvisa che è in arrivo la coda della seconda ondata. Circa 300 operatori sanitari dei tre ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli oggi si sono vaccinati contro il Covid-19, un atto di responsabilità per proteggersi e per tutelare l'utenza. Vicenda siringhe inadeguate, Gravina smentisce Florenzano. Elementari e medie in classe dal 7 gennaio, si va in quella direzione, mentre per le superiori i governatori chiedono di attendere il risultato del monitoraggio dell'8 gennaio. Intanto molti comuni sono al lavoro per non farsi trovare impreparati. Due decessi e indice di positività che sale al 16,14%. Questi i numeri più importanti dell'ultimo bollettino dell'ASREM sul coronavirus. Cluster Sant'Elia Pianisi fuori controllo, Toma istituisce la zona rossa e intanto esplode un focolaio anche nel reparto di chirurgia del Cardarelli. Un macchinario per disinfettare i locali lo ha donato questa mattina il Rotary al reparto di malattie infettive dell'ospedale Campobassano. Infine lo sport, il calcio. Mercoledì si torna in campo. Campobasso a Vasto, Cudini recupera bontà. Vasto Girardi in casa contro il Castelfidardo. Porto Sant'Elpidio Agnonese invece è stata rinviata. Basket, la Magnolia accoglie Tikvic. Buon pomeriggio e bentrovati all'edizione delle news di Teleregione. Come avete sentito, c'è stato un rialzo dei contagi. Oggi sono iniziati i vaccini con la prima fase che entra nel vivo, ma in apertura vogliamo proporvi un'intervista che abbiamo realizzato poco fa al primario del reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso, Donato Santopuoli, che parla della forte pressione sulle sue corsie. Sono più di 50 i pazienti ricoverati al momento e il medico spiega anche i contorni del tasso di mortalità e dei decessi, tanti che si sono succeduti nelle ultime settimane proprio nel suo reparto. Sentiamo. Il grosso carico di pazienti su malattie infettive del Cardarelli si fa sentire. I ricoverati al momento sono 54, ma il primario Donato Santopuoli si aspetta un'ulteriore fase critica. La sensazione è che arriveranno altri malati e che almeno per le prossime 3 settimane ci sarà molto da lavorare. In queste ore il responsabile del reparto Covid del Molise si è sottoposto alla vaccinazione, invitando tutti a superare i timori e a proteggersi dal virus. Poi, ai microfoni di Teleregione, ha voluto chiarire alcuni aspetti che stanno tenendo in apprensione i cittadini e le famiglie dei degenti, il tasso di mortalità e i tanti decessi proprio nel suo reparto. Diciamo che adesso grosso modo il numero dei dimessi equivale più o meno al numero dei ricoveri, per cui dimettiamo 4 persone, 4 ne arrivano, riusciamo a mantenere comunque quei 4-5 posti letto che ci servono per stare tranquilli, però insomma comunque penso che nelle prossime settimane avremo ancora molto da lavorare. Dottore, lei sa che c'è una grande preoccupazione in Molise per il tasso di mortalità. Sì. Molti si chiedono anche come mai tanti decessi proprio nel suo reparto, che cosa ci può dire a riguardo? Allora, 3 cose fondamentali. La mortalità nel Molise è più bassa della media nazionale, quindi questo già è un dato importante. Se vedete le mortalità in altre regioni, tenuto conto della popolazione, sono più alte del Molise. La seconda cosa importante, i pazienti arrivano in ospedale in condizioni gravi, cioè quello che succedeva a marzo e ad aprile non esiste più. Lì arrivavano tutti, quelli con le sindrome semi-influenzali, i pauci sintomatici. Adesso, grazie all'attività e all'azione del territorio, i malati che hanno pochi sintomi non vengono, quelli che arrivano in condizioni gravi, con grave insufficienza respiratoria. Basta pensare che a marzo-aprile avevamo contemporaneamente nei tre piani 7-8 CPAP attive contemporaneamente. Oggi su 50 malati ne abbiamo 20. Questo dà una dimostrazione come il reparto di malattie infettive sia un reparto di terapia subintensiva e addirittura, io direi per alcuni aspetti, anche intensiva. È per questo che in questi casi gravi non si riesce a ricorrere alla terapia intensiva? No, le indicazioni della terapia intensiva sono precise, sono ben definite, cioè tutti i pazienti che dovevano andare in terapia intensiva ci sono andati, magari ci sono andati il giorno dopo se non c'era in quel momento il posto, quindi li abbiamo comunque trattenuti e tenuti con la ventimask, con la CPAP, però in terapia intensiva sono andati tutti quelli che dovevano andarci, non ci sono state discriminazioni. Per concludere, dottore, lei ha detto dobbiamo aspettarci ancora. A questo punto cosa? Una terza ondata? No, un prolungamento della seconda che non è mai finita.
Finalmente è partita la campagna di vaccinazione dopo il Vax Day europeo, anche in Molise, che così tenta di recuperare il gap con le altre regioni. Oggi circa 300 operatori sanitari si sono sottoposti al vaccino nei tre ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli per proteggersi e per tutelare l'utenza. Sentiamo Nicola De Santis. Dopo le polemiche delle ultime ore sulla lentezza del sistema sanitario regionale, da questa mattina sono partite le vaccinazioni nei tre ospedali molisani. Circa 300 operatori tra medici e paramedici, equamente divisi tra Cardarelli, Veneziale e San Timoteo, si stanno sottoponendo in queste ore al vaccino per proteggersi e per proteggere l'utenza della sanità pubblica molisana. La vaccinazione è, almeno in questa prima fase, su base volontaria. L'azienda ha dato priorità agli operatori dei reparti emergenziali, pronto soccorso, rianimazione, squadra tamponi, per poi vaccinare gradualmente tutto il personale. I volontari hanno deciso di vaccinarsi per senso di responsabilità, trascurando quelli che potrebbero essere eventuali effetti collaterali del vaccino. Sì, è un momento che si aspettava da tanto, anche perché noi siamo proprio a contatto diretto col pericolo. E diciamo che gran parte di noi la affronta tranquillamente perché l'aspettavamo da tempo e finalmente è arrivato. Abbiamo firmato vari moduli, i consensi. È stato un momento molto importante per me, io ho fatto il vaccino in maniera molto consapevole e senza nessun dubbio e spero che facciano gli altri anche altrettanto perché è l'unica arma che abbiamo per cercare di debellare questa pandemia. E niente, il mio sincero augurio è che tutti gli altri, tutta la popolazione, aderisca a questo vaccino. È stato un momento molto atteso e carico anche di speranze, perché forse è l'unico modo per interrompere questa terribile malattia. Speriamo che molti aderiscano, perché così possiamo fare qualcosa. Dopodiché vediamo un po' anche la popolazione come si comporta. Un po' con più sicurezza, ma dobbiamo sempre mantenere le distanze e utilizzare tutti i presidi. Tenga conto che dobbiamo fare ancora un secondo richiamo e quindi poi possiamo essere tranquilli e dire che siamo protetti, però dobbiamo stare ancora attenti e sempre attenti. Per superare la pandemia, come ha dichiarato anche il direttore sanitario del San Timoteo, non esiste uno strumento diverso dal vaccino. Ed è per questo, ha spiegato Sassi, che procederemo anche di notte nelle vaccinazioni per coprire tutto quanto il personale. Abbiamo avviato la vaccinazione, la campagna vaccinale. Iniziamo con il personale, soprattutto quello più esposto, quello in prima linea, vale a dire pronto soccorso, terapia intensiva, le squadre che fanno i tamponi, gli stessi vaccinatori. E poi, siccome avrei intenzione di andare avanti a Rimini pomeriggio e anche la notte, io se riusciamo ad ingranare bene, così come stiamo, sembrerebbe ingranando bene, nell'arco di pochissimi giorni, io riconto in un paio di giorni, però dovremmo venire dalla campagna vaccinale del personale dipendente. Parliamo ora della riapertura delle scuole, fissata inizialmente il 7 gennaio. Effettivamente si va nella direzione di una didattica in presenza per quel giorno, da quel giorno per elementari e medie. Per le superiori invece i governatori stanno chiedendo di attendere l'esito del monitoraggio prossimo dell'Istituto Superiore di Sanità. Intanto molti comuni sono al lavoro per non farsi trovare impreparati. Sentiamo Pierluigi Boraggine. A distanza di pochi giorni dalla riapertura delle scuole, ancora aleggiano troppi interrogativi su tutti gli aspetti che avrebbero dovuto già essere risolti per garantire una ripresa in sicurezza delle attività didattiche. Basta accanirsi sulla scuola per i contagi cercati altrove, così la ministra Lucia Azzolina al Fatto Quotidiano. Eppure solo nel Lazio gli studenti positivi sono stati circa 10.000, a dimostrazione che il virus circola anche nelle aule.
e in attesa che il governo decida, anche se per la ministra ha già deciso, a risolvere problemi e criticità sono i sindaci, ultimo anello di una catena che rischia di spezzarsi. A Montaquila siamo pronti, l'anticipazione del sindaco Marciano Ricci, che questa mattina ha incontrato la dirigente dell'istituto scolastico per mettere a punto i dettagli della ripresa. Siamo pronti da luglio con distanziamento, misure di sicurezza e trasporto con autobus al 50%. Solo con fondi comunali, senza ricevere un euro dallo Stato. Il sindaco ammette che dipendesse da lui procrastinerebbe l'apertura e spera che non si arrivi, come sempre, all'ultimo giorno utile per decidere un aspetto così importante della vita di milioni di ragazzi. Come finirà? Scuole elementari e medie torneranno in presenza dal 7 gennaio, mentre sulla riapertura delle superiori diversi governatori ritengono che sia decisivo aspettare l'esito del monitoraggio previsto l'8 gennaio. E in vista della riapertura delle scuole, il sindaco di Isernia Giacomo D'Apollonio e l'assessore all'istruzione Eugenio Crianischi hanno chiesto al direttore generale dell'ASREM Oreste Florenzano di valutare la possibilità di procedere nei giorni immediatamente precedenti all'avvio delle attività didattiche, quindi proprio in questi giorni, a uno screening straordinario su base volontaria, anche con tamponi rapidi antigenici da effettuarsi su studenti e personale scolastico. L'amministrazione comunale, hanno spiegato D'Apollonio e Crianischi, è interessata a sostenere le legittime istanze della popolazione scolastica al ritorno alla normalità, contemperandole tuttavia con il superiore interesse alla tutela della salute dei cittadini. Sulla base della consistenza numerica dei test da eseguire, lo screening potrebbe avviarsi inizialmente sugli alunni delle scuole elementari e medie, estendendosi poi alle superiori. I due esponenti della Giunta inoltre hanno reso noto che il Comune garantirà il necessario raccordo con le direzioni scolastiche e le famiglie, fornendo ogni utile supporto per la realizzazione della campagna di tamponatura rapida per assicurare una ripresa dell'anno scolastico in sicurezza. Ed ora veniamo ai numeri, quelli dell'ultimo bollettino ASREM, diramato ieri sera, ancora due decessi, ancora altri ricoveri nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Intanto il sindaco Gravina attacca e smentisce Florenzano relativamente alla questione delle siringhe non idonee che sarebbero state inviate dal Ministero per la somministrazione dei vaccini. Gravina interviene anche sul cluster che è scoppiato nel reparto di chirurgia del Cardarelli. Sappiamo che ci sono dei positivi tra degenti e operatori. Ancora morti, un nuovo aumento dei positivi e un focolaio che scoppia nel reparto di chirurgia del Cardarelli. Queste le ultime notizie che aggravano l'emergenza coronavirus in Molise. Sono due i decessi nelle ultime 24 ore per Covid. Non ce l'hanno fatta un 95enne di Petacciato e un 78enne di Montenero di Bisaccia. Entrambi erano ricoverati in malattie infettive, reparto che registra altri 5 ricoverati e un dimesso, quindi aumenta il pericolo sul Cardarelli, che ora conta 64 pazienti Covid, di cui 10 in terapia intensiva. E al Cardarelli preoccupa il cluster scoppiato nel reparto di chirurgia. Una donna è stata trasferita in terapia intensiva e si parla di diversi contagiati tra degenti e operatori. Una situazione che ha messo di nuovo in allarme il sindaco di Campobasso, che ha evidenziato come quanto accaduto sia la conferma dei rilievi fatti dal NAS nei giorni scorsi. Gravina torna alla carica per capire se ci siano state negligenze a livello organizzativo e annuncia il ricorso alla struttura commissariale nazionale anche per il mancato avvio dei vaccini. Mi sono preoccupato, come tutti noi, insomma, che siamo l'ultima regione d'Italia e devo anche dire che insomma è un'anomalia. Io questa storia delle siringhe, sinceramente non conformi, sarebbe l'unica regione in tutta Italia ad avere questo problema. Ho interessato il commissario Arcuri, il quale mi ha chiaramente confermato che non esiste un problema di siringhe, quindi sarebbe insomma un'assurdità che questo accadesse solo in Molise. Oggi chiederò formalmente informazioni al commissario Giustini per capire che cosa è accaduto, purtroppo ad ulteriore conferma di quelle che erano le preoccupazioni che si sono già
tra l'altro maturate nei mesi, cioè nelle settimane scorse e confermate dalle indagini dei NAS. Siamo molto indietro e con questi tempi sarà difficile ottenere un numero alto di vaccinati, le parole del primo cittadino di Campobasso, stesso atto d'accusa rivolto dal segretario del PD Facciolla all'indirizzo dei vertici regionali e dell'ASREM. Relativamente ai nuovi casi se ne contano 82 su 508 tamponi processati, centri più colpiti Campobasso con 12, Isernia e Termoli 9, altri 5 casi poi a Sant'Elia Pianisi, 5 anche a Boiano e a Montecilfone. Guarite 149 persone, ora gli attualmente positivi in Molise sono 1750, a livello nazionale 14.245 nuovi casi con poco meno di 103.000 tamponi, sono 347 invece le vittime nel paese e il tasso di positività è sceso al 13,8%. Oltre 100 casi nel piccolo centro di Sant'Elia Pianisi che, secondo l'ordinanza firmata ieri dal governatore Toma, è zona rossa. Questa è la decisione del presidente che avrà validità fino al 15 gennaio. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio di Sant'Elia Pianisi, nonché all'interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari che assicurino lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È permesso infine il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Questa è la dicitura esatta dell'ordinanza. Il sindaco di Sant'Elia, Biagio Faiella, nei giorni scorsi aveva interessato della situazione anche il Ministero della Salute e quello della Difesa ed è stato proprio il sindaco a comunicare alla cittadinanza che tra i positivi c'è anche il medico di base del paese, l'unico medico condotto del paese. Ricordiamo che insieme a Faiella si erano schierati i sindaci dei comuni del circondario che con una richiesta delle scorse ore avevano chiesto proprio di valutare, avevano paventato proprio l'idea di una zona rossa per Sant'Elia. E c'è l'ennesima dura presa di posizione da parte dei sindacati contro la gestione della sanità pubblica in Molise. Le organizzazioni che rappresentano il personale sanitario di CGL, CISL, UIL, FIALS, Nursing Up e FSI sono tornate a chiedere l'intervento della magistratura, del Ministero della Salute, nonché della Protezione Civile Nazionale. Aumentano i focolai incontrollabili in Molise, si legge in una nota delle organizzazioni, e in ospedale aumentano i ricoveri in terapia intensiva. La promiscuità e la disorganizzazione che stiamo denunciando da oltre un mese stanno degenerando sempre più una situazione di rischio per operatori e pazienti. Il dato della retrocessione del Molise è l'evidente dimostrazione che il piano per l'emergenza è inadeguato e a questo si aggiunge l'avvio ritardato del piano vaccinale. Basta contratti con partita IVA, il personale sanitario reclutato per l'emergenza Covid va assunto come prevede il decreto Cura Italia, questo lo chiede l'Unione Sindacale di Base che oggi ha manifestato a Campobasso davanti al Consiglio regionale. Di nuovo in presidio davanti al Consiglio regionale infermieri e operatori sociosanitari reclutati dall'ASREM per il Covid a partita IVA. Un lavoro, ricorda chi da mesi presta servizio nei reparti del Cardarelli che curano l'infezione da SARS-CoV-2, difficile e senza tutele. Si lavora con tranquillità, assolutamente, perché da un momento all'altro ci possiamo ammalare, ma non è solo quello, anche non poter contare su un giorno di ferie, su dei permessi non retribuiti. Ovviamente si lavora sotto stress, oltre a quello che c'è sull'ambiente lavorativo, perché non è un ambiente comunque, non è un ambiente tra virgolette tranquillo, insomma, sappiamo dove lavoriamo, certo con tutti i dispositivi di protezione, però il rischio di ammalarsi c'è. L'USB sta portando avanti la battaglia al loro fianco e il coordinatore regionale del sindacato Sergio Calce sintetizza le richieste. Basta con queste partite IVA, bisogna assumerle e fare un bando perlomeno a tempo determinato in considerazione del decreto Cura Italia che ieri è stato aggiornato al 31 dicembre. Ci sono i soldi, c'è tutto, manca la volontà politica, non capiamo per quale motivo
il Molise, la giunta regionale, il consiglio, l'amministratore dell'ARSEAP non vogliono fare questa cosa. Noi andremo avanti e non ci fermeremo affinché non si risolva questo problema. La pandemia non è finita, purtroppo, andrà avanti e non è possibile che chi tutti i giorni sta sul fronte si ammala e non venga neanche percepita la malattia. Assolutamente questo precariato non va bene, dobbiamo rilanciare il tema e pretendere questa assunzione. Un macchinario all'avanguardia per disinfettare e sanificare i locali lo ha donato questa mattina il Rotary Club di Campobasso all'ospedale Cardarelli e c'eravamo anche noi. Il Cardarelli come lo Spallanzani. Da oggi l'ospedale Campobassano può contare su un macchinario all'avanguardia per la disinfezione dei locali. Si tratta di uno strumento altamente professionale, specifico per gli ambienti sanitari, che è in dotazione ai più importanti presidi italiani. Il Rotary Club lo ha acquistato dalla ditta Milcare e tramite il molisano Massimo Franco, referente dell'azienda, ha consegnato il macchinario direttamente nelle mani del primario di malattie infettive, Donato Santopoli, e della dottoressa Alessandra Pro. A patrocinare l'iniziativa il professore Giancarlo Ripabelli, presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Molise e rotariano. Nel salone dell'ingresso dell'ospedale sono state illustrate le caratteristiche del MediBios, un micronebulizzatore di ultima generazione, pratico, maneggevole e tecnologico, che sarà molto utile in corsia, come ha spiegato il presidente del Rotary, Cesare Bitonti. Noi l'anno scorso abbiamo, tra le varie iniziative intraprese dal club di Campobasso, siamo riusciti a inserire anche l'acquisto di questo sanificatore insieme ad un'operazione con il distretto di cui l'ex governatore è qui con noi. Rientra in un'ottica di un'operazione più grande, perché abbiamo donato, oltre alle mascherine, anche delle tute sempre qui all'ospedale, delle tute anti-Covid sempre qui all'ospedale Cardarelli per i reparti specifici, e ripeto, concludiamo l'anno con questa consegna. Una donazione che arriva quindi a conclusione di un periodo in cui il Rotary si è speso molto per la comunità colpita dalla pandemia, come ha evidenziato il past governator distrettuale del Rotary, Basilio Ciucci. Abbiamo pensato ai sanificatori perché i nostri medici, i nostri soci dei vari club del distretto, che comprende Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, hanno ritenuto importante l'acquisto di questi sanificatori per poter aiutare la sanità. Il Rotary non si è mosso solo con la sanità, ha fatto molto perché abbiamo distribuito nel distretto 13 sanificatori. Due sono venuti qui a Campobasso, uno l'abbiamo consegnato alla casa di riposo Pistilli e questo qui, questi a primi di settembre, e adesso abbiamo consegnato questo qui all'ospedale Cardarelli. Il Comune di Campobasso ha approvato il nuovo regolamento in materia di lavori pubblici. Tra i principi cardine c'è quello della rotazione delle imprese per permettere una maggiore partecipazione ai bandi. Sentiamo Andrea Vertolo. Principio di rotazione, parità di trattamento ed equità, questi pilastri del nuovo regolamento comunale di Campobasso sul settore dei lavori pubblici. Il testo, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo del 18 aprile 2016 in materia di appalti, è stato illustrato in conferenza stampa dal sindaco Roberto Gravina, il quale ha evidenziato le novità più importanti che riguarderanno gli operatori del settore e i professionisti. Nella precedente consiliatura ottenemmo l'albo però era attivo solo per i professionisti, adesso invece utilizzeremo un elenco di operatori economici, quindi per tutti i lavori da appaltare al di sotto della soglia dei 40.000 euro, e questo servirà appunto a dare l'accesso a tutti gli operatori. Ripeto, nel rispetto del principio di rotazione significa che dovrà essere garantita una equa ridistribuzione degli affidamenti, fermo restando che tutti gli operatori che non lavoreranno bene per il Comune di Campobasso, perché magari non svolgeranno il lavoro a perfetta regolare, chiaramente saranno esclusi, quindi sarà sospesa la loro iscrizione per un periodo di tempo in modo tale da
rimarcare la necessità che i lavori siano fatti alla migliore offerta nel miglior modo possibile. Semplicemente quello che è già previsto nel codice degli appalti, mancava l'adozione di questo regolamento che spiega bene quali sono le modalità che devono essere eseguite dalla struttura burocratica e introduce anche qualche ulteriore limite. Per esempio, fino ai 40.000 euro abbiamo ritenuto di richiedere comunque 3 preventivi in modo tale da mettere in concorrenza gli operatori anche rispetto a interventi fino ai 40.000 euro. È il momento del meteo. Scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per martedì 5 gennaio. Sul Molise si intensifica nuovamente l'instabilità con possibili piogge e rovesci, venti moderati, mare molto mosso. Queste le temperature nel dettaglio: Campobasso minima 2, massima 7, Isernia minima 3, massima 8, Termoli temperature comprese tra i 9 e i 14 gradi, Venafro minima 2, massima 7 gradi. Restate con noi, c'è qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo per lo sport. Eccoci, siamo di nuovo insieme per parlare di calcio di Serie D. Mercoledì si torna in campo con il turno infrasettimanale. Il Campobasso sarà di scena all'Aragona di Vasto contro i biancorossi di D'Addario e D'Ottavio, entrambi ex rossoblù in panchina e da ex calciatore D'Ottavio, che ora è direttore sportivo della Vastese. Mister Cudini recupera il centrocampista Bontà, ma dovrà fare a meno dell'attaccante Vitali. Domattina la rifinitura con gli ultimi dettagli a livello tecnico-tattico. In casa invece giocherà il Vasto Girardi, che sempre mercoledì al Ditella affronterà il Castelfidardo. Mister Prosperi non ha problemi di formazione, quindi potrà schierare il miglior 11. L'Agnonese, come sappiamo, è ancora ferma ai box causa Covid, quindi non scenderà in campo contro il Porto Sant'Elpidio. Questa sarà la quarta partita rinviata, quindi aumentano le gare da recuperare per i Granata, che sono alle prese con questo momento delicato e con alcuni positivi in rosa. Ed ora parliamo di basket femminile di Serie A. Sono ripresi gli allenamenti in casa della Molisana Magnolia Campobasso. I fiori d'acciaio lavoreranno sodo all'arena in vista del match in programma domenica pomeriggio con Palla 2 alle ore 18 contro il Vigarano. Alle rossoblù di coach Sabatelli si è aggregata anche l'ultimo innesto. Parliamo della pivot della nazionale croata Ivana Tikvic, che era arrivata in città già nel giorno di Capodanno. Sabato sera invece ha lasciato il Molise l'esterna statunitense di passaporto italiano Camille Giardina per la guardia di Sarasota. La stagione proseguirà nelle Isole Canarie in Spagna con una formazione impegnata nella Serie A2 iberica. Ed ora il calcio a 5. Sarà un mercoledì di campionato anche per le due formazioni campobassane del calcio a 5. Per quanto riguarda la 2, il recupero del sesto turno è in programma mercoledì appunto. Il Cus Molise sarà ospite della Tombesi Ortona a circa 2 mesi dalla sua ultima partita prima delle problematiche emerse a causa del Covid che hanno interessato proprio la formazione del CUS. In Serie B invece, per il 12° turno, penultimo d'andata, la Chaminade Campobasso andrà a Crosia in Calabria per far visita al Mirto. E chiudiamo con il volley di Serie B, perché riprendono oggi gli allenamenti in casa dell'Europeo 92 Isernia. Il club nel pomeriggio si ritroverà al Palafraraccio per iniziare la preparazione al campionato e si aggregherà al gruppo anche Alessandra Vozzolo. Le Blue Fucsia dovrebbero iniziare la stagione il 23 gennaio prossimo contro l'Arzano tra le mura amiche, ma in queste ore è attesa la decisione della Federvolley in base all'andamento della curva pandemica. Un eventuale differimento dell'inizio della stagione non è da escludersi, quindi la data del 23 gennaio potrebbe slittare.
Bene, questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che potete rivedere i nostri servizi, anche le edizioni dei nostri TG online, semplicemente collegandovi alla pagina Facebook oppure al sito web teleregionemolise.it. Tutti gli aggiornamenti in diretta questa sera con Pierluigi Boragine. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e arrivederci.